Allora, io non capisco se è la telecamera. Non so che cosa che mi fa sta faccia. È un po' tardi, ma si può fare. Ciao a tutti e a tutti, benvenuti o bentornati in questo mio nuovo video. Come state? Sono illuminata da Gesù, però. Se vedete il casino dietro è perché la mia camera è in condizioni pietose. Pietose è essere proprio buoni, bravi. Giuro, no, non faccio apposta a essere così disordinata. Ho disordinata la mia vita. Quindi poi dovremo sistemare insieme. Infatti, i video sono solo una scusa per fare quello che non faccio. Come state? Amici, spero tutto bene, finalmente sono tornata, applausi! Ok, grazie mille. C'è stato un momento, un po' di pausa in cui non ho fatto i video, non ho pubblicato dei video. Semplicemente non perché io non ci tenga o cavolate del genere, assolutamente no. È stato un periodo un po' complicato, un po' difficile. È mancato mio nonno, poi mi sono trasferita nella casina da sola, su TikTok e su Instagram. Ah, che cosa è successo, insomma. Mi sono trasferita per andare a sciare. Adesso sono tornata a casina e aspettiamo appunto il nuovo decreto, il nuovo DPCM. Insomma, se potrò andare a sciare, dato che sono agonista, sono un atleta di interesse nazionale, quindi sì, posso andare a sciare e allenarmi. È stato un po' un periodo difficile, complicato. Ho fatto un po' fatica a stare dietro a tutti, anche perché ragazzi, hanno, ho la maturità, tantissime robe da studiare, fare, cioè ciaone proprio. Ciao belli, i capelli sono sempre impresentabili, quindi non è una novità. Insomma, sto congelando, la mia fa un freddo polare artico. Infatti prima ero in bagno e mi usciva il fumo dalla bocca, e non sto scherzando, è veramente così. Comunque, a parte gli scherzi, essendo stato un periodo un po' difficile, ho fatto fatica a stare dietro un po' a tutto. Soprattutto non ho pubblicato cose che non mi soddisfacevano pieno. Cioè, non ero al 100% io e quindi non potevo dare il 100%. E sapete che fare le cose tanto per farle così non mi piace. Quindi, insomma, rimettermi in sesto. Adesso sono ritornata, yeah! Come avrete sicuramente letto dal titolo e visto dalla copertina, ce l'ho fatta! Un video 24 ore in cui i miei amici del web sceglieranno cosa dovrò mangiare. Vi porterò, insomma, nella mia giornata. È ora di cena, 19:01, e dato che, insomma, bisogna mangiare bene oggi, sto dicendo che dato che ho una fame assurda, ho chiesto ai miei amici del web di scegliere un'opzione tra A, B o C, e loro appunto sceglieranno e io dovrò mangiare quello che loro sceglieranno. Ovviamente le opzioni me le sono già preparata. Per la cena abbiamo opzione A, lasagne; opzione B, ordinare la pizza; e opzione C, minestrina di verdure. La prima persona a cui ho chiesto è Emi, il mio amissimo. Ciao Luda, allora io scelgo l'opzione B. Sì, ti amo Emi, ti amo. Quindi andiamo a ordinare la pizza, non vedo l'ora, anzi la ordino già io. Ma sono occupati. Buonasera, vorrei ordinare una pizza margherita. Sì, perfetto, grazie mille. Mamma mia, sempre l'ansia di chiamare le pizzerie. Poi non so mai come chiudere. Quindi adesso vado giù dalla Nadia, apparecchiamo e poi sistemeremo. Ah, e stasera c'è Orgoglio e Pregiudizio in TV. Giù, nella mia cucina mi era mancata tantissimo. E non c'è la Nadia perché è appena salita su, perché adesso mi accompagna a prendere la pizza. La piazza, la piazza. Ciao ragazzi, state bene? Dimmi. Perché mi vuoi sempre sullare la pizza che l'hai mangiata l'altro giorno e pure oggi? Perché la pizza è l'alimento no, più buono. No, sei antipatico, la pizza è solo mia. Dato che la pizza in realtà era inaspettata, la Nadia si era già impigiamata e mi fa: ti prego fai andare tutto liscio, perché non vorrei scendere, farmi vedere in pigiama, perché è venuta con i pantaloni del pigiama. E mi ha coniato il nome Nadiona. E lui chiama me Nadiona. È lui che ha iniziato a... Presa la pizza! Poi è strana perché adesso ve la farò vedere a casa, è tipo quadrata, si chiama pinza, è ma troppo non è che, buona. Ma Ludovica, ma c'è proprio neanche la geometria, sai? È rettangolare. Gian gian gian, vedete, è rettangolare, ma è buonissimo. Gli occhiali posso? Una briccia? No, mi arrabbia. Dai. Prelevare con questo. Dai, ma non è, ma perché non siamo un morto di fame? Io se non prendo un pezzo... No, papà, papà. Se fa il panettone che ho fatto non lo dico. No, dai, papà, smettila. Allora, sei ritornata tu, abbiamo il frigorifero che non ci sta più niente. Stiamo ritornando in camera, nel casino, il mio regno. E adesso mi sa che vado a nanna, sono troppo stanca. Ma top. Buongiornissimo, mi sono letteralmente appena svegliata e sono stravolta come al mio solito. E indovinate chi è la Rinky e si è dimenticata
di caricare il telefono questa notte. Io! Adesso ci aspetta una bella consolazione. Ci aiuterà Aurora. Allora, l'opzione A è dello yogurt con della frutta, insomma farcito bene, buonissimo. L'opzione B, abbiamo delle normalissime fette biscottate tristissime. E l'opzione C è porridge di avena. Il porridge. E diamo aiuto a Aurora e anche al corrino della telecamera. Ci dirà appunto cosa dovrò mangiare. Ciao Ludo, io tra A, B e C ovviamente scelgo la A. Buona fortuna. Sì, Auri, sì. Ok, devo andare di yogurt. È buono, quindi ci sta. Top. Andiamo. Sentiremo cosa avrà da dire e urlarmi contro, perché è la sua specialità preferita. Ora, amici, ho preso una ciotola e il mio yogurtino alla vaniglia. Lo facciamo per bene. Ma è straliquido? Ma è straliquido, eh? È normale? Ah, no, non è vero. Mirtilliti e lamponcini. E voilà, guardate che bello il mio yogurtino, carino. Rettifico, è buonissimo. È molto più leggero degli altri. Guarda che bastava che me lo dicessi, stavo su, eh. Vai, vai. Antipatico. E sono tornata in camera, mi sono anche messa la coperta. Direi che forse è ora di dare una sistemata a questo schifo di porcile, che fa veramente schifo. Cioè davvero ci vivono i maiali qui dentro. Io ero convinta di tornare a casa. Ah, da notare il bellissimo stile Chiara Ferragni style. Faccio come Emily. Ma ve lo giuro, non voglio riordinare. Io ve lo giuro, pagherei anche qualcuno per farmi riordinare la stanza, è troppo scomodo. Quindi adesso vi dico le opzioni, cioè vi prego, guardate. Ragazzi, se avete bisogno, non esitate a contattare il numero qua sovraimpressione per sistemarvi la casa e la camera. Questo li devo portare giù, quindi poi spariranno. Cioè vi prego, guardate, ammirate. Anche le mie ciabatte col piede fuori. Adesso direi che è ora della merenda. E adesso, basta dire adesso. Adesso è l'ora della merenda, quindi andiamo a chiedere a Luchmanino, al mio amo, cosa dovremo mangiare. L'opzione A sarebbe una mela. Semplice, veloce, un po' marcia, un po' triste. L'opzione B, mi faccio un frullatino di frutta, sempre. Invece la terza sono dei crackers con della spremutina d'arancia. Quindi queste sono le opzioni e adesso andremo ad ascoltare il video di lui. Ciao amo, allora se devo scegliere tra A, B e C, io scelgo la C. Non so cosa sia. Grazie amo, per fortuna non ha scelto l'opzione A, che era proprio quella più marcia, e ha scelto la C, quindi top. Ciao. E andiamo a mangiarci i crackers. Con sto malloppone di coperte andiamo a fare la il merendino. Sì, sì, sì. Era per la copertina. Arrivata in camera con la mia merendina, il mio merendino. Sì, sì, sì. E dato che sto congelando e mi esce il fumo dalla bocca praticamente, accendiamo Paolina. Questi cracker sono integrali con il dito soffiato sopra perché devo fare un po' la healthy. Stra mega buona. Sì, sì. Ok, ora iniziamo a studiare. Pranzo. Dicendo, tanta voglia di pasta al pesto perché non la mangio da un bel po'. B, abbiamo i fagioli. E non è che io abbia tanta voglia di fagioli. E C, una delle mie insalatone. Quindi poi vedremo il suo video. Studiamo. Io intanto devo sistemare un attimo la telecamera perché è storta. Ciao ragazzi, ciao amo. Allora, io tra A, B, C scelgo la C. Non so per quale motivo, quindi buona fortuna. Ok, grazie. Il procedimento per una delle mie insalatone mondiali buonissime. E questa sarà un po' particolare perché volevo farla con tipo le noci e le pere, buonissima, insomma. Con la coperta, molto sexy. Il primo ingrediente ovviamente è l'insalata. Questa è l'insalata mista. Andiamo di fiocchi di latte. Costituiscono le proteine di questa insalata. Allora, mi ha chiamata, mi chiamava ogni giorno piangendo. Ma ma che bugia! Mi manchi! Ma che bugia!
ancora implorato di tornare in ginocchio. Mi hai implorata dicendo: ti prego, torna a casa, amore mio. E guarda, guardate che bella la mia installatura. Vi metto qua meglio una foto che si vede. La Nadia sta, cioè io dico, registro e fa casino. Non l'ho mai mangiata, cioè mai provata, però sono proprio curiosa. Però mega buona, mamma, non puoi capire. Patrimonio dell'UNESCO questa insalata. Poi raga, io amo il cipollotto. Sono pronta proprio a dare il mio primo bacio. Immagini che imbarazzo. Ed amici, sono tornata in camera con le mie bellissime calze. Dato che abbiamo finito queste 24 ore torturose, direi che sono libera di poter mangiare quello che voglio. Indovinate cosa si mangerà questa sera? I fagioli che non ho mangiato a pranzo. Però vabbè, dettagli, insomma, che dire. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io spero di avervi strappato un sorriso. Detto questo, vi ricordo di lasciare un bel like, commentare qua sotto, iscrivervi al canale. E vi aspetto per un prossimo video. Un bacio, ciao!